Salve a tutti ragazzi e benvenuti a quel che inizialmente doveva essere giochi di pessimo gusto. Dico doveva perché i giochi che tratterò oggi sono stati fatti con la pretesa di sensibilizzare alcuni tipi di utenti, senza riuscirci ovviamente. Da qualche tempo, basta vedere i commenti che si trovano sotto il mio video di Grezzo 2, va di moda essere moralisti o presunti tali. Oppure totalmente l'opposto, gente che non ha rispetto per niente. Una volta ricordo che tra persone parlando si diceva: io sono vegetariano, io sono animalista. Ok, va bene. E finiva lì. Adesso non è più così. Grazie al linguaggio dei social network, che ci dà una sicurezza che non avevamo mai provato prima, se crediamo in qualcosa, dobbiamo avere ragione a tutti i costi, sfottendo e screditando tutto il resto. Viceversa, se non crediamo in niente, dobbiamo necessariamente e gratuitamente screditare ogni cosa che ci passi davanti. E dopo questa premessa, arriviamo finalmente all'argomento di oggi. Oggi vi parlerò di tre giochi. Alcuni di questi me li avevate già suggeriti, ma ne ero già a conoscenza. Il primo è della Molle Industria, italiana, che è un gioco contro il McDonald's, mentre gli altri due, pubblicati dalla PETA, riguardano i vegani e gli animalisti. Ma di questi ultimi ne parleremo dopo. Per ora cominciamo proprio con il gioco di McDonald's. Eh sì, tra le multinazionali maggiormente esposte ad attacchi da parte di ogni ente o gruppo esistente sulla Terra, McDonald's è sempre al primo posto per i più svariati motivi, a partire da quelli sanitari fino a quelli ambientali. Esistono vari documentari e campagne che, in un modo o nell'altro, cercano di mettere in guardia dalla grande M gialla. L'ultima frontiera, forse quella più vicina alle giovani generazioni, è proprio quella dei videogiochi. In McDonald's The Video Game verremo messi a capo della catena produttiva del fast food più popolare al mondo, a partire dall'allevamento del bestiame e coltivazione della soia, per poi passare al reparto macellazione, dove metteremo all'ingrasso le mucche allevate grazie alla soia coltivata in precedenza, per poi arrivare nel fast food, dove assumeremo personale per preparare i panini e venderli al pubblico. Dove si trova la ramanzina in questo ben realizzato gioco manageriale? Beh, esaminiamo ogni piano della nostra catena accuratamente, dopo aver fatto 5 minuti di gioco e quando ci accorgeremo che andare in rosso a fine mese è molto facile. Partiamo sempre dalla materia prima, mucche e soia. In questo settore, come potete vedere, sceglieremo come sfruttare ogni lotto presente in questa schermata. E se lo spazio non ci basterà più, poiché in macellazione non c'è carne a sufficienza, potremo decidere di fare più cose. La prima è corrompere il sindaco della città per poter sfruttare i campi comunali. La seconda è quella di aumentare la densità del bestiame per lotto, oppure di sboscare foreste e radere al suolo villaggi. Ognuna di queste azioni scorrette porterà degli inconvenienti che tenderanno a mettere in cattiva luce McDonald's e quindi farci diminuire la clientela. Per esempio potremmo avere manifestazioni dei cosiddetti altermondialisti, descritti come: è risaputo che ciclicamente compare una generazione di giovani scontenta di tutto. In giro per il mondo stanno nascendo gruppi di attivisti che per un motivo o per l'altro detestano il nostro doppio arco dorato. Ci accusano di togliere il terreno di sostentamento alle popolazioni del terzo mondo, abbattere gli alberi, bla bla bla, eccetera eccetera. E nel caso questo accada, oltre alle sezioni che vi ho mostrato prima, avremo anche un'altra zona da poter gestire, quella del quartier generale del fast food, divisa in tre settori. Sezione marketing, composta da creativi alternativi mezzi fatti, e con il Mac. Ufficio delle public relations e ufficio amministrazione. L'ufficio marketing, che porta la descrizione "questi ex alternativi sono i migliori creativi sulla piazza", ha il compito, ovviamente, di far avere al McDonald's una migliore presa sul pubblico in quattro modi diversi. Piramide alimentare. Una campagna che spiega come i cibi della grande M contengano proteine e nutrimenti necessari alla crescita dei bambini e il rafforzamento dell'organismo adulto. McDonald's per il terzo mondo, vale a dire una campagna nel quale destineremo un'irrisoria percentuale dei nostri ricavi ai bambini del terzo mondo, in modo da sensibilizzare i potenziali clienti e gli altermondialisti. Una campagna che invita i bambini a mangiare da McDonald's, in maniera tale da convincere anche i genitori a mangiare nel nostro fast food, e infine McDisney, cioè partnership con la Disney in maniera tale da avere negli Happy Meal regali griffati dal leader dell'industria dell'intrattenimento. Nella sezione amministrazione avremo semplicemente le tabelle di entrate e uscite e altre spese, mentre nell'ufficio public relations svolgeremo le azioni sporche della nostra azienda, tutte le opere di corruzione possibili. Potremo corrompere un politico, un dietologo, un ispettore sanitario o un climatologo. Non si sa mai che qualche nostra magagna venga a galla e comprometta pesantemente i nostri affari. Ma torniamo al reparto ingrasso e macellazione. Per accorciare l'attesa, per giungere alla macellazione, potremo aggiungere ormoni al mangime, oppure diluirlo con vari scarti industriali.
Questo potrebbe comportare malattie tra il bestiame, ma non ce ne deve importare. Quel che dobbiamo fare attenzione, invece, è ciò che accade nel fast food, dove dovremo tenere a bada l'umore degli addetti ai lavori. Se saranno troppo tristi per i loro salari molto bassi, lavoreranno male e più lentamente. Per ovviare a questo problema, potremmo o motivarli regalandogli una spilletta come contentino, oppure fare mobbing costringendoli a lavorare meglio. Il gioco andrà avanti fino a quando il nostro grande meccanismo fatto di corruzione, animalisti, ambientalisti e grasso si romperà, arrivando in bancarotta. Il gioco, se non ve ne siete accorti, tenderà principalmente a dimostrare che senza qualche operazione, diciamo poco lecita, non riusciremo a rimanere a galla e per arricchirci ulteriormente dovremo necessariamente giocare sporco. Ma veniamo adesso a una coppia di giochi molto più esasperati rispetto a quello di McDonald's. Si tratta di due giochi messi a disposizione dalla PETA. Cos'è la PETA? È un'organizzazione no profit che dal 1980 si batte per i diritti degli animali. Non tutti sanno però che la PETA, sto citando Wikipedia, oltre che ad essere contro la violenza sugli animali, la loro vivisezione e a favore del veganismo, è anche accusata di finanziare gruppi ecoterroristici, fare campagne pubblicitarie immorali rivolte a gruppi ritenuti vulnerabili, oltre che essere accusati di aver abbattuto 10.000 tra cani e gatti semplicemente perché il loro mantenimento avrebbe comportato il fallimento dell'organizzazione. Ed è proprio della loro esasperazione e pressione tramite mass media che vi presento oggi due giochi presenti sul loro sito. Il primo di questi è Cooking Mama, Mama Kills Animals. In questo simpatico gioco in stile, appunto, Cooking Mama, ci verrà mostrato come cucinare un tacchino morto per il giorno del ringraziamento. Quindi, tramite questi mini giochi, dovremo prima di tutto spennare il pennuto, per poi rimuovere l'interiore del suddetto. Rompere le uova di gallina per preparare il condimento e assistere a questa ridicola scena in cui dalle uova usciranno sangue e penne. Perché stiamo parlando di vegani, persone che rifiutano di mangiare anche i derivati animali, quindi uova, latte e simili. Insomma, avremo le varie fasi di preparazione del tacchino, alternate da video che mostrano animali che vengono macellati e spiegazioni per cui cibarsi di carne è sbagliato. Come potete vedere, sebbene i contenuti di questo gioco potrebbero essere condivisibili, sono mostrati in maniera molto esagerata, per l'appunto esasperata. Come? Al termine del gioco il tacchino adesso vi fa schifo? Ma cuciniamo del buon tofu! Alla fine della ricetta per preparare il tacchino, mamma si convertirà al veganismo e ci spiegherà come preparare del buon tofu fatto in casa. Molto buono, saporito e soprattutto vegano. Perché gli animali non si toccano, e tutti i nostri antenati, fin dall'età della pietra, si sono cibati d'erba, piante, frutti e forse anche pietre. E adesso mi rivolgo a te, vegano o vegetariano che stai vedendo questo video. Sinceramente, ti sembra esagerato un gioco del genere? Rispetto il tuo credo, ma cercare di diffonderlo in questo modo è assurdo e soprattutto ridicolo. Ma lasciamo mamma ammazza tacchini per giungere all'ultimo gioco di oggi, il più recente sul sito della PETA. Pokémon Black and Blue Goda Freeman Mall. A quanto pare, a giudicare dall'immagine di copertina, questi della PETA amano il sangue, e sempre da ogni parte. Per via dei combattimenti, Pokémon sono cresciuti con grande popolarità. Generazioni di bambini sono cresciute credendo che l'esistenza dei Pokémon non avesse altro scopo che l'essere usati e abusati dagli umani. I bambini impararono la dominazione al posto della compassione. Mentre i Pokémon affrontavano i peggiori abusi, anche i bambini iniziarono a bullarsi l'un con l'altro. Fino a quando un Pokémon decise che ne aveva abbastanza. E questo è tutto. Un gioco in cui saremo noi Pokémon e dovremo far fuori tutti gli allenatori. Il sistema di gioco è lo stesso identico di un normale gioco di Pokémon. Attacchi, mosse e tutto quanto. Solo che questi ultimi saranno cose molto imbarazzanti, come sempre. Pikachu avrà l'abbraccio di gruppo e la protesta come attacchi, mentre il suo allenatore ci suonerà con una mazza da baseball a bottigliate e lanciandoci contro dei guinzagli. E a pari merito, reputo la mazza da baseball molto più efficace in un combattimento. Così come per il gioco di Cooking Mama, anche qui, dopo ogni combattimento, ci troveremo davanti a dei premi, vale a dire i soliti video di macelli e torture a cui abbiamo assistito anche prima. Questo sarà l'unico obiettivo del gioco, che sebbene sia stato realizzato anche abbastanza bene, a mio avviso cade nel ridicolo, esagerando e sparando a zero su qualunque cosa.
basta, odio questi estremismi. Direi che per oggi è proprio tutto. Ragazzi, se siete animalisti, ambientalisti, non prendetevela. Ognuno fortunatamente è libero di pensarla come vuole, ma per favore non cercate di portare all'estremo quello in cui credete. La storia ci ha sempre dimostrato che tutti gli estremismi, di ogni tipo, hanno sempre portato a grandi errori. E anche ad essere dei grandi scassapalle. Penso che per oggi non abbia nient'altro da aggiungere, se non che l'1, il 2 e il 3 novembre saremo tutto il gruppo di Parliamo di Videogiochi a Lucca Comics. Nello specifico, il 3 potremo organizzare un raduno mirato a un certo orario e in un certo punto, dobbiamo ancora vedere dove e quando, però ve lo faremo sapere. Quindi ragazzi, grazie per aver visto il video, ciao a tutti da Fraus e ci vediamo alla prossima!